Nella pericope precedente c'è appunto questa antitesi spirito e carne. E leggiamo appunto, e poi spiegherò appunto qual è la differenza tra carne e spirito, ma però l'abbiamo già visto, ecco, però lo dico ancora una volta. Ecco, leggiamo i versetti 9 e 10. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello spirito, se davvero lo spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. Se dunque Cristo è in voi, senza dubbio il vostro corpo è morto, concerne il peccato. Ma lo spirito è vita a motivo della giustizia. Ecco, vedete che c'è ancora l'antitesi, ecco, carne e spirito. La carne abbiamo già detto che vuol dire il nostro corpo, le nostre membra, che sono la nostra carne è debole, è incline al peccato. E lo dice anche quando moriamo, che appunto pian pianino diventiamo cenere, ecco. E quindi anche da lì si capisce che è una cosa che innata nell'uomo, ecco, fin da bambino, ecco. Lo spirito invece nell'ebraico vuol dire la mente, il pensiero. Spirito vuol dire il pensiero dell'uomo. E quindi ognuno di noi ha uno spirito, cioè una mente proprio sua. Quindi lo spirito dell'uomo si chiama nella Bibbia. Però se ci mettiamo la S maiuscola, è lo spirito di Dio. Ecco. Ecco, dovete sapere che la scienza ha fatto il conto dei neuroni del cervello e hanno capito che non c'è abbastanza capacità nel nostro cervello per avere tutte le nostre, il nostro sapere, i nostri pensieri, i nostri ricordi, tutto. E dicono che non basta, quindi vuol dire che una parte, ecco, appunto, dei nostri pensieri vengono da fuori, da un cloud. Ecco. E allora vedete che lì anche la scienza dice che siamo davanti a due poli, ecco, che si fanno la guerra, che sono lo spirito di Dio, ecco, che è buono, e invece lo spirito del diavolo, ecco, e il pensiero del diavolo, ecco, sono tutte le suggestioni che ci mette nella nostra mente e poi ci inclina verso al peccato. E allora dice che per essere liberati dal dominio della carne e di Satana, dobbiamo chiedere lo Spirito Santo che abita in noi. Qui lo spiegheremo negli spunti. Ecco. E poi d'altra parte, appunto, se davvero lo Spirito di Dio abita in voi, non siete più nel dominio del peccato. Però dall'altra parte dice, se qualcuno non ha lo spirito di Cristo, non gli appartiene. E non vuol dire che vanno all'inferno, però non appartiene a Dio. Ecco, poi vuol dire anche, di solito la Bibbia ci dice che se quelli che non credono in Dio, insomma, sono gli empi, ecco. È chiaro che senza Dio è molto facile sprofondare appunto nel peccato. Poi il versetto 10 dice: se dunque Cristo è in voi, senza dubbio il vostro corpo è morto
per quanto concerne il peccato, ma lo spirito è vita e motivo della giustizia. Quindi quelli che sono in Cristo, cioè lo Spirito Santo ci lega a Cristo e al Padre. E poi dice che il vostro corpo è morto per quanto concerne il peccato. E vedete che cosa vuol dire morto? Vuol dire che non fa più il peccato. Infatti dice morti per quanto concerne il peccato, perché il morto, ecco, non fa niente, ecco, è morto e quindi non può fare del male, ecco. E dice così, è una metafora, questa qui del morto. E però appunto lo spirito, ecco, ci dà la vita a motivo della giustizia. Ecco, qui come si fa a vedere se uno ha lo Spirito di Dio? E lo dice subito dopo, al versetto 10, dice a motivo della giustizia. Sono quelli che usano lo Spirito Santo per fare giustizia, che vuol dire tutto. Sono tutte le nostre azioni che sono guidate appunto dalla giustizia, qui che vuol dire tutto. Qui dicono la giustificazione, ma qui è proprio la giustizia, cioè appunto ci fa vedere che se abbiamo lo spirito abbiamo anche la vita a motivo della giustizia, delle opere di giustizia che facciamo. Ecco, leggiamo il versetto 11. Ora, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali in forza dello Spirito che dimora in voi. E guardate che qua c'è praticamente San Paolo ci dice qual è il segreto della vita. Ecco, vedremo anche una clip. Ecco, perché appunto anche la scienza non sa niente della vita. Ecco, siamo tutto è fatto di atomi, però non si riesce, come mai, appunto, da una pietra, cioè dalla materia, viene fuori, non so, la rondine. Anche la rondine è fatta di atomi, ecco, però c'è la vita, ecco, e non sanno niente, ecco. Poi vedrete questo professore che vi spiega un po' com'è la ricerca del mistero della vita, di cui non si sa niente. Anche da questo sappiamo che ci deve essere qualcuno, ecco, che invece lo sa, ecco, perché da quando c'è il mondo ci sono gli esseri viventi, ecco. Comunque vedremo questa cosa negli spunti con una clip. Ecco, torniamo un attimo a carne e spirito. Il problema della carne l'abbiamo già visto, l'inclinazione verso il peccato della nostra carne, delle nostre membra e anche del nostro spirito, lo spirito dell'uomo. Ecco. Però come si fa appunto avere lo Spirito Santo? Intanto il Signore è la prima cosa che dice. E dice, le mie parole sono spirito e vita. Spirito e vita. Ecco, allora bisogna leggere il Vangelo e la Bibbia, soprattutto il Vangelo, ecco, perché appunto la parola di Dio è una parola vivente, dicono gli apostoli. Ecco, e questa è la prima cosa. Poi si può evocarlo, ecco, per avere appunto la luce in una difficoltà, ad esempio, chiedere luce dello Spirito Santo per venire fuori da certe prove che non riusciamo appunto
sapere come si può uscire appunto da certe situazioni, però lo Spirito Santo andrebbe chiesto tutti i giorni. La Madonna di Medjugorje ha detto che chi ha lo Spirito Santo ha tutto, ecco, dice così. E quindi dobbiamo, appunto, io penso che anche per le nostre azioni, anche il lavoro, ci può aiutare anche per il lavoro, oltre ad avere la luce, ecco, se no siamo nelle tenebre senza lo Spirito Santo. Quindi deve essere una cosa quotidiana, avere una piccola preghiera allo Spirito Santo al mattino e alla sera è una cosa che ci può cambiare la vita, ecco. E poi la preghiera, ecco. E poi abbiamo visto anche, lo ripeto, come si fa a vedere se uno ha lo Spirito Santo da quello che fa. Dice San Paolo, appunto, la giustizia, ecco, fare giustizia in casa, al lavoro, per la strada, con gli amici, ecco, avere appunto la giustizia in tasca, ecco, su tutto, perché appunto spesso appunto incontriamo delle cose, ecco, che sono distorte, e appunto e qui c'è appunto la giustizia, come dice San Paolo. Ecco, poi volevo dire anche che il Signore, quando è venuto sulla terra, no, non ha fatto il politico, non era un leader politico e non era neanche re. Come dicevano, no, le profezie. Era re perché lo dice, però dice: il mio regno non è di questo mondo, lo dice a Pilato. Qual è stata la sua missione per darci la luce, una speranza di risurrezione, ma soprattutto ha messo in mezzo il grande problema dell'uomo, il peccato. Ecco, e guardate che appunto non è stato, Gesù non è stato riconosciuto da gran parte del popolo perché ha sconvolto il branco. Si aspettava un leader, si aspettava un politico, un re, ecco. C'era l'oppressione romana, quindi tutti in Giudea, ecco, speravano che Gesù facesse qualcosa, appunto per ridare la libertà allo Stato. E invece non ne ha quasi mai parlato, ma ha voluto, lavorare appunto sul peccato, sul problema del peccato che poi, come abbiamo già detto, ha vinto, ecco, nella sua, agonia sulla croce. Ha vinto il peccato e la morte, ha vinto ed è stato vittorioso. Ecco, ha vinto lui, non ha vinto Satana, anche se Satana pensava di averlo messo a tacere per sempre, invece la risurrezione è stata la grande vittoria. E da lì proprio vediamo che è il Signore della vita. Ecco. Poi l'ultima cosa, vi volevo far vedere, vediamo ancora quel versetto 11 che ci dice: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo dello Spirito che abita in voi. Ecco, vedete, il grande mistero della vita ce lo dice qua San Paolo, la Bibbia. E ci sono tantissimi
scienziati che vogliono, che studiano, ecco, vedrete anche la clip, cercano appunto la chiave, ecco, del mistero della vita. Non ci riescono, è impossibile. Ecco, perché appunto dipende da noi. San Paolo dice: come ha risuscitato Cristo dai morti con lo Spirito Santo, darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Allora, qual è il mistero? È lo Spirito Santo, che però deve abitare in noi. E allora sappiamo che avremo la risurrezione. Guardiamo la clip, ecco, di questi qua, ecco, che stanno studiando, ecco, per carpire il mistero della vita, che è impossibile, non sarà mai dato agli uomini, però noi lo sappiamo adesso, ce lo dice Don Paolo, ecco, in questo passaggio. Attenzione, quanti libri ancora oggi vengono scritti dicendo la scienza ha capito l'origine della vita? Sbagliato, chi scrive queste cose non sa di cosa parla. Ah, dice, ma Zichichi ce l'ha con Darwin, non è evoluzionista. No. E vi dimostro chi ha ragione. Oggi ci sono nel mondo decine di laboratori con centinaia di scienziati che lavorano, sapete su che cosa? Sull'origine della vita. Come si passa dalla materia inerte alla materia vivente, per dirlo in termini semplici, come si passa dalla pietra alla rondine. Il darwinismo fosse scienza, se l'evoluzionismo biologico della specie umana fosse scienza di primo livello, noi sapremmo come si passa dalla pietra alla rondine. Come si spiegano questi laboratori, alcuni dei quali sono segreti, sapete perché? Perché è talmente enorme l'effetto economico-finanziario su questa speranza di scoprire come si fa a passare dalla materia inerte alla materia vivente, che ci sono laboratori finanziati da privati nella speranza di scoprire questo incredibile fenomeno oggi non capito dalla scienza. E allora chi ha fatto Darwin? Sapete chi ha fatto Darwin? Ha detto secondo me è così. Ma io non posso dire secondo me è così. Devo dire quali esperimenti posso fare in laboratorio per dimostrare che l'evoluzionismo biologico della specie umana è scienza riproducibile. Quindi fare esperimenti, scrivere equazioni. C'è qualcuno che ha scritto l'equazione dell'evoluzionismo? Nessuno, non esiste nemmeno un'equazione. E come faccio a dire io che quella è scienza? È talmente potente la diavoleria della cultura detta moderna che la stragrande maggioranza delle persone crede che l'evoluzionismo biologico della specie umana sia scienza. Voi potete immaginare qualunque struttura rigorosamente logica, quindi scrivendo equazioni, ma se questa struttura non è corroborata da esperimenti in laboratorio, quella non è scienza di primo livello. L'evoluzionismo biologico della specie umana è scienza al di sotto del terzo livello.